giorno 1 del cammino delle sorelle. Della via delle sorelle. Siamo qua a Costrae dell'Ips. È un dipendente. Gruppo Ips. Gruppo Ips. Da dove parte questo cammino? Da Brescia. Da Brescia. Siamo a Brescia. Claudione sta guardando la mappa e io ho deciso che oggi non faccio niente. Forse abbiamo trovato la strada. Questa è Piazza della Loggia. Allora, siamo al parco archeologico. E qui inizia la nostra via delle sorelle. Lucio, dimmi. Tu che sei il nostro Google Map. Yeah. Dici la tappa di oggi, quanti metri di dislivello, quanti chilometri e dove arriveremo? Allora, sono 1000 metri di dislivello circa. Sì. 31 chilometri. Sì. E arriveremo a Aumè. Aumè. Nella terra del Franciacorta. Stasera hanno detto che andiamo a mangiare in un posto di lusso. I primi 3 chilometri sono tutti in salita fino al castello. Siamo ancora al castello, ma finora è veramente stupendo il cammino. Stiamo parlando del viaggio di quest'estate, che buscando Nuna andremo in Bolivia e in Perù. Qua tira. Agriturismo chiuso, niente acqua per Lucio. Solo vino. Qui c'è un pezzo abbastanza tecnico perché è parecchio in discesa e c'è fango. Qui impegnativo. Discesa, fango, si scivola, poche radici su cui far presa. Claudione, ma secondo te gorgonzola, cipolle e tonno è un po' troppo? Non c'è nessun problema, il motto di Claudio è: non si guarda l'orologio, si arriva quando si arriva. Questa è una storia da raccontare, lui ci ha creduto, è rimasto qui ad aspettare, adesso si becca ben 3 pezzi di pizza. L'unico che è rimasto qui ad aspettare. Gli altri avevano impegni dall'altra parte. Invece lui è rimasto qua a Ligio. Bravo, se la merita. È un nostro amico. Stiamo facendo una deviazione perché qui c'è un pezzo in cui c'erano dei lavori sulla via originale e quindi adesso abbiamo scavallato una collina su una strada statale. Thank you.
questo pezzo è bellissimo, ma carinissimo. Ma che stile non potabile. Che simpatico. Vogliamo mettere i soldi? No. Guarda che bel timbro. Abbiamo appena incontrato un ragazzo che l'anno scorso l'ha fatta tutta di corsa in un giorno, 130 km. Siamo al 32 e dovrebbe mancare 1 o 2 km. Goduria, questa è la casa gialla perché è gialla. Sei felice? Chiedi altre due patatine se puoi, Cla. Cin alla fine della tappa. Cin. Allora, tagliere di salumi nostrani con giardiniera della casa, tagliere i nostri formaggi, antipasti caldi, trittico di antipasti caldi, ma non l'ho scritto più. Claudio sta parlando con l'orologio. Ci è arrivato anche la cena adesso. Madò. Allora, abbiamo cenato, abbiamo mangiato, bevuto. E chiudiamo il giorno. Chiudiamo il giorno 1 del cammino delle sorelle. La via delle sorelle è una tappa. Abbiamo fatto 31 km, quindi abbiamo fatto più della tappa normale. 1000 metri di dislivello, abbastanza impegnativa. Sì, quindi auguriamo una buonanotte. Anzi, facciamo la chiusura proprio su Lucio che dorme. Cioè, che guarda.